Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Questo ritiro di giorni posto? Sì, la verità è che quando sono arrivato qua Gattuso mi ha detto la verità, che non mi conosceva, niente, mi voleva vedere e non mollare di lavorare bene. Cioè, c'è un problema di rientrare nella rosa dei 18, lo sai? Sì. Va bene, adesso per me la squadra sta bene, sono tanti buoni giocatori. Esiste una buona competenza nel buon senso, perché penso io che ancora una squadra seria questa. È una guerra tra te, una lotta, diciamo, perché è quella, è una lotta tra te e Vasquez, no? Sì, non lo so, Mudo pure un grandissimo giocatore, ma quelli che sono arrivati pure, ad esempio Troianello, Stefanovic, sono giocatori che servono qui. Miglio? Rispetto a quando sei arrivato, sempre un giocatore sempre più forte. Cosa sei cambiato in questi anni? Sì, penso la esperienza di Bulgaria mi ha servito tanto pure per maturare. Ho trovato quelle partite che mi mancavano. Ho trovato la fiducia per giocare e penso che è quello, no? Danilo? Ciao. Nella carriera non hai segnato mai tantissimi gol, solo due. Sì. La nuova posizione che ha disegnato Gattuso, cioè un po' più avanti rispetto a quella che avevi provato a giocare prima, può aiutarti anche in questo? Sì, penso che in queste partite che abbiamo fatto sono stato più vicino alla porta, abbiamo arrivato bene, giocando bene, e penso io che questo modulo va bene per la squadra perché stiamo trovando il bel gioco, no? Che vuole il mister. Che cosa ti piace di più di Gattuso? Penso quella che lui ha una virtù, sempre trova qualcosa per fare ancora più gruppo. Penso che lui sta formando un bel gruppo, penso che è quello, lui sa gestire bene la squadra, il gruppo, sa parlare a tutti, non fa la differenza tra un ragazzo, tra un giocatore grande, per me è quello la virtù di lui. Questo schema che utilizza Gattuso cosa ci puoi dire? Secondo te quale potrebbe essere il punto di forza e il punto di debolezza di giocare con questo modulo? No, penso che il Palermo con questo modulo saldrà tutte le partite in una fase offensiva, attaccare, e quello può essere la virtù nostra, ma tutte le squadre Serie B salgono a difendersi contro di noi. Penso che dobbiamo trovare la maniera di attaccare, di vincere le partite così. Ma così con questo mulo attacchiamo tanto. Danilo? Se lo vedete, se ti trovi meglio come trequartista centrale oppure sei spostato più all'esterno e hai provato? No, per me questo è lo stesso perché adesso abbiamo giocatori con molta tecnica del mezzocampo in su, penso a Stefanovic, Dybala, pure Troianello, sono molto bravi tecnicamente e troviamo tante maniere di attaccare la porta. Tu in Bulgaria hai giocato anche da attaccante in un certo senso, proprio davanti alla porta, pensi di poterti riproporre in qualche modo in questo ruolo? Sì, perché no? Qui tutti possono giocare da tanti posti, ci sistemiamo quello che chiede il mister, no? Che velocità, trattare bene la palla, per me va bene qualsiasi posto. Altre domande? Sì, tu hai giocato alla nazionale Under 20, sì. Ovviamente a livello personale anche è un tuo obiettivo cercare di conquistare la nazionale, poi a distanza come hai visto Cavani, come lo vedi adesso?
sei un giocatore che ha giocato anche nella maglia del Palermo. Sì, specialmente per noi sempre il nazionale è un passo importante, che è un obiettivo da raggiungere. Eppure la nazionale uruguayana è una nazionale molto forte, ad esempio di Cavani, Suarez, pure Abel, che adesso sta trovando il suo spazio, ma lui sempre ha giocato benissimo per trovare la nazionale, ma c'è giocatori davanti che sono devastanti, no? Cavani, Suarez, no, non mollano mai, sempre, io sempre pongo l'esempio, io abbiamo fatto una partita all'Under 20 contro la nazionale e Cavani faceva dei gol e esultava in allenamento, no? Fortissimo, la verità, si allena spettacolare. Guardando a Palermo sarebbe bellissimo poter avere anche in Serie B Hernández. Hernández sì, è un grande giocatore, penso che lui farà la differenza sia in Serie B che in Serie A. Ce l'ha qualcosa di diverso con gli altri attaccanti, che ce l'ha la porta nella testa, niente. Io lo seguo perché gioco nella mia nazionale, per me, pure con compagno, io trato di simulare qualcosa con lui, perché tecnicamente per me è fortissimo. Va bene così? Sì, piano Roberto. Che Serie B ti aspetti? Cioè, un campionato difficile? Che ruolo si può ritagliare? Sì, penso che sia un campionato difficile, diverso al di Serie A, ma quello che ti dico, per me questa squadra del Palermo è di Serie A che dobbiamo fare la differenza, no? E penso che dobbiamo tutte le partite andare a vincere, sia in casa, fuori casa. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.